Carlo Bertolini della Fondazione DNA e ho l'onore di darvi il benvenuto, darvi la buona serata a questa inaugurazione della mostra della Regina Margherita, ma soprattutto al, diciamo così, consolidamento della riapertura della Villa Reale di Monza. Di fare un ringraziamento ai cittadini di Monza e Brianza, perché io ho collaborato già da tempo con le associazioni culturali che erano vicine alla villa, vedo in sala la Titti Gaiani che ha fatto molto per questa villa, Marina Rosa, c'è tantissime persone che con associazionismo, con volontariato hanno fatto in modo che questo grande patrimonio continuasse a essere voluto. E in questi giorni io ho visto veramente tantissime persone che sono venute a vedere la riapertura della villa e che hanno dimostrato quanto la cittadinanza ami veramente questo bene culturale, e questo è il più grande messaggio credo che si possa dare alla cultura in generale, e continuare ad amarla continuando a venire a visitarla e facendola anche conoscere all'esterno di questo splendido territorio, per fare in modo che persone, scuole, gruppi possano venire ad apprezzare e a far rivivere questa bellezza. Ovviamente chi vi invita stasera è la Regina Margherita, che è stato quasi un segno del destino. Noi abbiamo inaugurato il trailer della mostra il 29 luglio, il giorno dell'assassinio di Umberto, il giorno stesso in cui la villa viene chiusa, e noi in quel giorno l'abbiamo in qualche modo riaperta. Io credo che sia un atto dovuto ai Savoia che hanno vissuto, dovuto ai napoleonidi che hanno anche calcato questi bellissimi pavimenti, a Maria Teresa che l'ha voluta e al Pier Marini, cioè quanti hanno dato l'anima, hanno dato la loro forza di volontà per la costruzione di questo capolavoro che deve essere salvaguardato, che deve essere riconsegnato al territorio che tanto l'ama. Grazie.